e la collega giornalista di Repubblica di Origini Spicesi Lucio Luca ieri sera presso il loggiato del Sinatra ha presentato il suo nuovo libro Quattro Centesimi a Riga Lucio ieri mattina è venuto a trovarci in redazione ed intervistato dal nostro direttore Piero Giunta ha parlato ai nostri microfoni del suo nuovo libro Quattro Centesimi a Riga Lucio Luca ha raccontato di Alessandro Bozzo un giornalista calabrese alla soglia dei 40 anni un vive della vita al quale arriva con un carico di minacce da parte dell'Andrangheta un lavoro sempre più in bilico e un matrimonio che sta per fallire. All'improvviso da cronista di provincia coraggioso e mai asservito a potenti e intoccabili, si rende conto che tutto ciò in cui crede e per cui ha sacrificato l'esistenza sta per crollare. Un racconto crudo del contesto nel quale viveva Alessandro e ancora vive e lavora gran parte del giornalismo italiano, soprattutto al sud e nelle periferie, tra precarietà, sfruttamento, salari al di sotto della decenza, pressioni psicologiche, mobbing, editori senza scrupoli e quotidiane intimidazioni. La vicenda personale di Alessandro Bozzo, qui ripercorsa attraverso un diario testamento, diventa così un grido collettivo contro lo stato di abbandono e iniquità dell'informazione del nostro paese. Una storia drammatica che è anche un inno alla libertà di stampa. Ascoltiamo. Intanto grazie e ben accolto Lucio per aver accettato il nostro invito di venirci a trovare... Nella nostra redazione, ieri ad Ispica, possiamo dire dopo Palermo, nella tua città, prefelloggiato del Simatra, hai presentato il tuo libro, 4 centesimi a riga. Mi abbiamo parlato da questi microfoni, intervistandoti nei mesi scorsi, riprendiamo allora il filo del discorso, si scrive ancora per 4 centesimi a riga. Intanto, grazie a voi. Eh sì, purtroppo sì, si continua a scrivere per quattro centesimi a riga in alcune realtà, ma in, direi in molte, in molte realtà, purtroppo. Ancora il lavoro giornalistico nella stragrande maggioranza dei casi non è pagato per quello che, che merita, malgrado la gente all'esterno pensi che invece tutti i giornalisti siano una casta di privilegiati ricchi, non è così perché tutte le statistiche dicono che tre giornalisti su quattro in Italia non hanno un contratto di lavoro e, e soltanto pochissimi hanno un contratto a tempo indeterminato che in qualche modo da un minimo di sicurezza, tutti gli altri hanno dei contratti con salari molto, molto scadenti e che tra l'altro non sono a tempo indeterminato quindi possono scadere non è detto che vengano rinnovati ed è la storia che io in qualche modo cerco di raccontare in quattrocentesimi arriga a riga, morire di giornalismo che è la storia di Alessandro Bozzo un giornalista calabrese che rispetto agli altri era più fortunato perché il contratto a tempo indeterminato ce l'aveva fino a quando il suo editore lo ha praticamente costretto a licenziarsi per essere poi riassunto a a meno di metà dello stipendio e da lì comincia per lui un percorso di, eh, che diventa un incubo fino alla purtroppo soluzione finale perché Alessandro Bozzo stremato non ce la fa e esattamente dieci anni fa, nel marzo del 2013, decide di togliersi la vita. È una storia sicuramente emblematica e per fortuna eh, mh, quasi unica nel panorama giornalistico, ma è una storia di precariato che riguarda un giornalista ma che in qualche modo riguarda tutti, perché poi purtroppo questa è, come sappiamo, l'epoca del eh, precariato in cui soprattutto i più giovani sono costretti ad accettare lavori da 4 centesimi in riga. Lucio, mi chiedo e chiedo la tua riflessione a voce alta e a microfono acceso se oggi nel 2022 ha ancora un senso esercitare questo mestiere di raccontare tutto quello che accade e vedono gli occhi di un giornalista. Il giornalista è libero di scrivere quello che pensa? Guarda, questo mestiere eh, vale la pena sempre di, eh, di farlo perché come recita un articolo della nostra Costituzione, l'articolo 21, eh, fondamentalmente... Eh, senza una stampa libera e democratica un paese non può essere libero e democratico. Abbiamo esempi da, dall'Unione Sovietica a Cuba, a tutti, eh, tutti i paesi dell'America Latina dove esiste so, sostanzialmente una sola voce eh, dello Stato, la Pravda, Granma, eccetera. E non sono paesi democratici, non sono paesi liberi. Non... Chiaramente parlo dell'Unione Sovietica di, di qualche anno fa. Ehm... Quindi se noi consideriamo che in Italia c'è un articolo della Costituzione che, che di fatto impone in qualche modo il pluralismo dell'informazione crediamo, io credo, che questo mestiere valga sempre la pena di farlo ed sia importante non tanto per i giornalisti che lo fanno quanto per i lettori perché se c'è una stampa libera e democratica i lettori sono informati più o meno correttamente possono comunque farsi, farsi un'opinione. Eh, quindi secondo me ha ancora un senso questo lavoro e deve averlo. Il, il vero problema è che questo lavoro deve essere, eh, cioè i ragazzi che vogliono fare questo lavoro eh, devono essere messi in condizione di farlo e se eh, vengono pagati 4 centesimi a riga non, certamente non possono farlo, non possono farlo in maniera libera. Eh, il precariato sappiamo non rende liberi, ma in particolare nel nostro mestiere eh, essere un precario non ti permette di essere libero e se non puoi essere libero al 100% perché sei comunque condizionato da, 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 da un rinnovo di contratto, dal fatto che magari hai poche coperture legali e quindi ti limiti, ti autocensuri, ecco se non sei libero nel giornalismo... Col precariato non potrai mai esserlo, fai male questo lavoro ed è un problema sicuramente per te che fai giornalista, ma soprattutto per chi ti legge. Quindi, per questo, io vado dicendo sempre che eh, il problema fondamentalmente non è tanto del giornalista, il problema è dell'opinione pubblica e del lettore. È importante che l'opinione pubblica sarebbe importante nell'opinione pubblica si ponesse il problema della libertà di stampa e invece purtroppo si pensa è un problema dei giornalisti se la risolvano loro e invece non è così ecco l'ultima riflessione si è sempre sostenuto che la stampa è il quarto potere ma è davvero così anche oggi Lucio sempre di meno nel senso che un tempo sicuramente la stampa eh, condizionava eh, anche perché basta leggere i dati di vendita dei giornali. Un tempo eh, i giornali in Italia vendevano 700-800 mila copie. Si è arrivati a toccare quota un milione in alcuni casi in particolari, ma comunque si vendevano. Corriere, Repubblica vendevano quantità di copie inenarrabili. Oggi eh, siamo scesi eh, quando va bene intorno a 100.000, 150.000. Sì, certo, ci sono le copie digitali, c'è internet, ha cambiato il mondo, ma certamente eh, non, non siamo più come dire quel quarto potere. Ammesso che lo siamo mai stati, ma comunque non siamo più quel quarto potere di cui eh, si mh, insomma, ci vantavamo eh, qualche decennio fa. Il ruolo della stampa è comunque importante perché specialmente nelle realtà locali, eh, se eh, c'è un controllo da parte della stampa nei confronti di chi gestisce, eh, non, non voglio nemmeno dire il potere perché nelle realtà locali, ma chi gestisce i territori, è importante soprattutto per chi li gestisce perché sa che eh, avendo un controllo eh, deve operare al meglio e quindi, se, se poi gestisce bene i territori, chiaramente è un vantaggio anche per la gente e soprattutto per la gente che vive nei territori. Quindi non siamo più il quarto potere, diciamo che siamo il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo, il decimo potere. L'importante è che continuiamo a esserci: è, è importante, ribadisco non tanto per noi quanto per la gente che ci legge. Grazie, Lucio. Grazie a te. Ringrazio il collega giornalista Lucio Luca, Piero Giunta per Radio Dimensione di Musica.